Il mio primo matrimonio è un matrimonio che se uno avesse eh, il coraggio e, e, non ave, e non avesse quei, quei pudori che ancora eh, eh, dedico io a quell'avvenimento, eh, sono ancora dentro di me per quel che riguarda quell'avvenimento e se non mi fossi poi sposato invece in seguito fortunatamente con un'altra donna. Eh, alla quale forse il, il ricordo eh, di quel matrimonio là potrebbe anche dispiacere perché fra l'altro i miei figli attuali e unici che sono bambini non ne sanno niente e quindi è una cosa che è, 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 è stata talmente rapida, talmente bruciante e talmente drammatica che per fortuna non l'ho rimossa solo io ma l'hanno rimossa completamente tutti. Um, quindi eh, credo che sia difficile che, che ne tireremo fuori un, un soggetto, potremmo magari adattare quella storia lì, le cose principali di quella storia lì ad un altro ambiente, a degli altri personaggi. Però sarebbe forse una storia assolutamente cinematografica perché è avvenuto tutto... In una maniera talmente particolare e, 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 e talmente spettacolare, in un certo senso, che potrebbe essere un, un, un bel film nella sua assoluta drammaticità. Mi sono innamorato di una ragazza a 40 anni, di una ragazza americana in America, molto bella di 19 anni e l'ho sposata nel giro di. Sei o sette mesi sono stato praticamente circuito da questa fanciulla che poi mi ha rubato tutto quanto, mi ha portato via i mobili di casa, mi ha vuotato il conto in banca. Eh, dal primo, dopo un primo mese di matrimonio, non tornava più a casa la notte. Io mi ritrovavo in questo appartamento negli Stati Uniti senza conoscere nessuno. Non potendo parlare neanche con i genitori di lei, perché chiamando i genitori di lei questi mi rispondevano, noi non possiamo farci niente perché lei è maggiorenne, e io chiedevo, ma che fine ha fatto? La...? Non, non ripeto neanche il nome perché mi fa male solo, solo ricordarlo. E, e il padre mi, mi rispondeva così al telefono, quindi si può immaginare una persona completamente in un altro stato, in un altro ambiente. Uh, che, vive una, una, uh, che aveva creduto in questo rapporto e anche i miei familiari ci avevano creduto perché l'avevano accettata, per i miei familiari intendo naturalmente mia madre, mio fratello e mia sorella avevano accettato questa ragazza proprio come parte della nostra famiglia, avendo avuto questo tipo di delusione e poi essere riusciti ad uscirne, a rinascere, a ricominciare da capo, avendo trovato poi... Dieci anni dopo, nove anni dopo, non so quanto, invece, una donna vera delle mie parti adesso il proverbio: moglie, buoi dei paesi tuoi. Mi sembra un po' troppo banale da dire da ricordare in questo momento, però è molto, molto azzeccato per quel che riguarda la mia storia. E quindi, sì, potrebbe essere un film tipo Attrazione Fatale: non perché lei, questa ragazza, mi abbia veramente minacciato con delle forbici in mano con un coltello, abbia cercato di uccidermi, ma mi ha ucciso sicuramente moralmente, totalmente, perché più male di così non, non poteva farmi.